commettere errori. Perché quello che stiamo per fare, ricordatevelo, è un triplo salto mortale senza paracadute. D'accordo. Ma perché una bella truffa riesca, ci vuole un furbacchione. Qualcuno che caschi in una trappola che si è costruito con le sue mani. Ho dimenticato l'allarme! Un colpo formidabile! Ma a te sarebbe mai venuto in mente di affittare un teatro per fregare un armatore? A me non sarebbe mai venuto in mente nemmeno di fregare un armatore. Senti, senti, che ne diresti di sbattere contro una torre petrolifera? Oh mio Dio, che hai combinato? Alt! Non muovetelo! Sono un dottore! Sì, è questo. Arriva l'ambulanza? È colpa sua, posso testimoniare, ho visto tutto. Pronto, Scornoyer? Ispettore Watkins, Scotland Yard, Interpol Department. Ho un mandato di arresto per lei, Mr. Bryant, alias Charleston. Interessante. Ma deve esserci un equivoco. Mi chiamo Parker. Peter Parker. Pipì. Ma qui ci deve essere un errore. Non c'è errore, c'è puzza. Un ricatto degno di uno sbirro. Non potevi trovare una definizione migliore. Il denaro. Grazie. Come? Non li conta. 5 milioni 5 5 milioni di dollari! Hai sentito? 5 5 milioni di dollari! Ora, dov'è la nostra debolezza? Che non abbiamo i 3 milioni di dollari. Per questo ci siamo rivolti a uno come te, Charleston. Don Antonio Prieto Marigno c'è il signor De Oliver Anderson. Fortunatissimo, ma il piacere è tutto mio. Ho capito, siete tutti d'accordo, tutti contro di me, la televisione è finta e anche tu sei un finto figlio di...